It's me you are looking for. Non mi si vede, ma giuro che sono in live. Pronto? Pronto? Ci sei? Guardami. Ma non è arrivata la notifica. Non ti è arrivata? Boh. Eppure dice che sono in live anche da qua. Anche dal telefono mi dice che sono in live, che ho zero spettatori, però, boh, live. Allora, se ti cerco è dentro, sì, ti Ok, trova. magari ci vuole un po'. Sono partito adesso. Ok, Come mi qualcuno si comincia a sente? scrivere. Benissimo. Mi si sente da questo? Com'è? Si sente da quello? Sentiva molto piano te che tappavi lì, quindi non credo. Ah, dici? Prova a... Aspettate, non mi si sente da questo microfono qui? Provo a Secondo me staccarlo. no, però non ho le cuffie. Adesso cambia qualcosa nell'audio. Beh, adesso non si sente più. Adesso provo a riattaccarlo. Vediamo, non credo si possano fare delle opzioni mentre sono in live. Però è una cazzata se non mi fa usare questo microfono qua. Ma sì, ma si sente da quale? In live si sente tu che fai. Non è che si sente proprio come se fosse sul microfono. È cambiato qualcosa? Però si sentiva benissimo. Sì? Si sente bene? No, uguale. Non è il lavalier, non è il lavalier. Lo stacco allora. Ah, che palle, forse funziona solo con i video. Vabbè, lo spengo. Ciao! Dove vai? Ti incarica il cellulare. Metto in carica il cellulare. Sono il gatto. E sono in live. Dal telefono. È incredibile come tenga la rete. Grazie mille ad Alex per i suoi 17 mesi. Si sente benissimo, sono contentissimo. No, non è il microfono del telefono. Il telefono è questo. Vedi, no, non è. Sono dalla GoPros. Sì, ma uguale, userà sicuramente il microfono quello lì. Guarda, lo spengo anche, lo stacco così risparmio batteria. Che questo microfono è molto buono, però a quanto pare non lo utilizza per le live. È un po' una stronzata questa cosa qui. Phil, buonasera e buone vacanze a lei, grazie. Capoia, ok. Allora, sto facendo una prova di streaming, spero si veda tutto bene. Sono in live. Ecco, vi volevo fare un tour della casa, ecco qua, con la mia bellissima GoPros. La qualità purtroppo è quella che è perché abbiamo le tende tirate giù. E sono tende super oscuranti perché qui c'è gente che passa, vedi, gente che passa. È bellissimo, questo posto, dove lo farò vedere meglio magari domani, però qui c'è gente che passa e io tra poco me ne vado in doccia e mi sembra un po' imbarazzante, no, farmi la doccia e poi uscire qui tutto baldanzoso col birillo di fuori e la gente... Io no! Quindi, mi sembra un po' una cosa un po' strana, no? Ciao Gabriel! Qui è dove dormiamo. C'è un letto e aspetta, qui c'è un'altra cosa che posso tirare su. Ah, con la zanzariera. Lì c'è il vicino dove può e anche noi dove possiamo appendere le cose, gente che passa, come potete vedere. Insomma, cioè, non ti spegnere che non vedo un cazzo. L'appendi, cazzi. Io ho, aspetta che mi devo prendere sempre il telefono perché altrimenti non riesco a leggere la chat. Ah, che stanchezza, sono a pezzi, appena diluviato qui. E come vedete mi sono portato dietro il mio super gadget. Si accende questa luce? No? Sì, ma che cazzo, cos'è? Ma scusa, ma c'erano le luci del comodino che sono uscite da Star Wars? Cos'è sta roba? Ma è terribile, cos'è? Cos'è che... Quella luce è rosa, ma c'è... Cos'è sto faretto del Devi fare cazzo? così, guarda. Vabbè, mi si accende.
E sotto sta c'è. Ma che cosa manicoli? Nelle foto era così. Ah, vedi. Ma no. E non sono pratico. No. Niente, va bene. Comunque, ho portato via il mio super cazzo caricacazzi con vari tipi di prese. Questo qui era un Kickstarter. La cosa figa di questa super multipresa è che, appunto, è una multipresa, quindi c'ha USB-C e tre USB normali. L'USB-C è in grado anche di caricare un MacBook, una cosa sicuramente ficcantissima. Ovviamente, i fazzoletti per non morire. Col naso tappato, come sempre, apriamo assieme il cassetto per la prima volta e dentro non c'è niente. Va bene. Ok. Non ha il microfono ficcante. A quanto pare non funzionava. Mi si sente male? Grazie a Caront per i suoi 4 mesi, grazie mille. È perché c'ho il microfono, quello lì da quello che non ha un audio particolarmente ficcante, perché in teoria ci volevo attaccare l'altro microfono. Purtroppo è andata così. Ah, si sente bene, dai, oh, le ginocchia sono a pezzi. Allora, una TV decisamente molto, molto, molto piccola. Però vabbè, da chi se ne frega una TV. Qui gli asciugamani. E qui abbiamo un bagno con bidet water, cioè cesso, una finestra molto ampia per non puzzare. Questo sono io, ciao, ciao sono io. La luce è accesa? Sì, ma è tutta molto buia questa casa, vabbè. È perché è prefabbricato. Infatti. Ecco qua, una doccia molto ampia, di cui farò la recensione più tardi. Farla in live purtroppo non posso, perché insomma. Credo sia bannabile una roba del genere, quindi direi che non è. Nell'armadio hai messo dei cazzi? C'è una copertona? No, vabbè, non c'è niente di interessante da C'è il far mio vedere. PC. C'è tuo PC, sì, infatti chi se ne ciava. Frigo? Frigo? Cioè, che vi frega del frigo, direte. Giustamente ci avete ragione. Ma io vi voglio consigliare una cosa. Se mai andrete in ferie dove arrivano praticamente delle cose tedesche o da altri posti, vi consiglio Beefy. Che è questa salsiccia di carne secca, che è una roba buonissima, buonissima. E ovviamente ho comprato anche i pezz, perché la mia signora, ed è motivo per cui la odiano tutti, non ha mai mangiato i pezz. Io non Cioè, ho detto questo. ha detto che non conosceva Io non ho i detto questo. pezz. Non è vero, non è Che vero. faccia disperata Non è. che Guarda hai. Aspetta. loro come sono No, felici. no, che guarda loro. A proposito. Non andava l'internet. Adesso sembrerebbe andare da telefono, ma io per sicurezza ho preso anche un. Raccontami della giornata, già che ci sei. Ti metti in divano, bello comodo, Adesso ti. arriviamo. E ho preso comunque un cazzillo qui della TIM. Abbiamo i fornelli in induzione. Questa è una cosa ficcante. Sono fornelli in induzione. Qui abbiamo un secondo lavandino. Ciao, sono sempre io! E qui un water con un'altra doccia. Ma cosa c'è qua là per attaccarsi e fare l'amore? Qui però c'è la tendaccia. Non so, Ecco, è più luminosa questo bagno qui. Seconda doccia e poi qui c'è la nostra roba sostanzialmente, perché ci sono altri due letti ma non ci servono. Ma soprattutto, soprattutto io vi voglio far vedere questa cosa qua. Questa magia. In realtà i letti non erano due, ma erano tre. Cioè, tu dimmi in quale tipo di futuro sono finito. Come si chiude? Posto. C'è anche una lucina lì, tra l'altro. Non è un rischio per quello sotto, chi se ne frega tanto. Ah, c'è un divano molto blu. Ah, sì, cosa figa, cosa figa. Ci hanno dato queste scatole di roba igienizzata con dentro tutti gli ammenicoli per mangiare, di controllo igienico. Mi siedo 2 minuti, visto che siete venuti in live senza preavviso, magari faccio anche una breve chiacchiera prima della doccia, tanto comunque sono le 7, noi andiamo a mangiare per le. Ah, questa l'ho presa. Vabbè, chi vi frega. Alla Decathlon. Ah, ma è scomodissimo sto divano. È tutto. Ah,
Mi si vede bene? Spero di sì. Può dormire in un letto sempre differente. Challenge. Allora, la giornata è andata così. Abbiamo fatto una live stamattina che devo dire è andata anche piuttosto bene. Ma c'è anche un'altra TV lì. Oddio. Molto piccola anche quella. Abbiamo fatto la live stamattina che è andata molto bene perché è andata, cioè ha funzionato molto molto bene Flight Simulator. Mi dà fastidio, forse siete troppo in alto. Meglio? Sì, mi sembra più alla mia altezza. Abbiamo fatto Flight Simulator e ha funzionato effettivamente molto bene. Siamo corsi via, abbiamo fatto una fatica a prendere tutta la roba, siamo partiti, siamo arrivati e è iniziato un po' a piovigginare. Vabbè, niente di grave. Arriviamo perché allora era le 2? Sì, le 2 e 10. Le 2 e 10. Parcheggiamo la macchina, ci facciamo dare le chiavi, ci dico guarda le chiavi non le abbiamo. Ho detto va bene, non hanno le chiavi. Perché c'era anche scritto che poteva capitare che le chiavi te le davano alle 4. Allora siamo andati a mangiare, cioè, ho mangiato qualcosa io perché non ho mangiato. Ho mangiato un club sandwich molto buono, ma questa è un'altra questione. Mentre andavo e mentre ero seduto a mangiare il club sandwich ho fatto uno speed test col telefono. 80 mega in download, 1 mega in upload. Vodafone. E questo è un problema, visto che ok voglio rilassarmi, ma non voglio neanche vivere nel panico di oddio non faccio le live. Mi sono portato via il portatile e tutto, insomma sarebbe un po' una troiata non fare le live. Allora ho chiesto alla mia signora di fare il test, lei c'ha Team, e lei invece aveva 1 mega in download e 50 in 60, upload, no. 50-60 in upload. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo andati a un centro Team, grazie mille nel frattempo, facciamo 4 mesi del Shadow per 6, grazie mille ragazzi che vi ho fatto, grazie mille veramente. Sono andato in centro Team, mi sono fatto fare tutto, mi sono fatto dare una saponetta, più una sim con 100 giga che ho pagato 14 euro la sim, più 10 euro della sim, più 80 euro la saponetta, quindi figurati. Torno indietro, faccio uno speed test e effettivamente funzionava bene. Ah, scatticchia? Ah, vedi che scatta. Adesso? È perché c'ho il telefono, magari è quello. Scatta ancora? Ho fatto bene a prendere la sim della Team, ok, ha smesso, vedi? Purtroppo la Vodafone non è molto affidabile, solo che la GoPro per qualche motivo non si vuole collegare alla saponetta Vodafone. Adesso cercherò di capire. Vabbè, allora intanto la saponetta l'ho presa più che altro per fare le live dal PC che inizieranno lunedì. Se non funziona la saponetta con la GoPro, amen, le faccio da telefono, come vedete adesso, va e non va, ci sono qualche sbalzo. Per la cosa della GoPro non è così grave, per una live invece da PC diventerebbe grave tanto. Ti bastano 100 giga per la live? Guarda, sì, non dovrebbe consumare troppo, adesso mi sono fatto due conti, sì, dovremmo starci dentro. Considera che devo fare comunque 5 live. Da 2 ore. Io venerdì sera, venerdì prossimo sono a casa. Grazie a Sawako per i suoi 2 mesi. Ecco, a me dispiace fare le live della GoPro che non si vedono alert, non si vede la chat, non si vede niente. Però qualitativamente preferisco tantissimo. Voi avete un bellissimo fisheye. Adesso purtroppo oggi è diluviato. Infatti vi faccio vedere. Noi tra l'altro abbiamo anche un bel patio. Eccolo lì, non so se si vede. Noi abbiamo un bellissimo patio. Di qua ci abbiamo un tavolo e di sopra c'è anche un solarium, solo che è venuta giù una quantità di acqua che io ho fatto 3 metri senza ombrello e sostanzialmente sono diventato un uomo bagnato. Memenua, grazie per i 28 mesi. No, ieri non è uscito un video perché purtroppo a Luca hanno rimbiancato casa e non è riuscito a farlo. Allora mi sono messo d'accordo con Luca, ho detto vabbè tu dammi lo stesso il video, me l'ha già dato, l'ho già caricato, devo ancora vederlo in realtà, e lo facciamo uscire martedì perché io ho un video in uscita veramente figo e mi tira un po' il culo, sono sincero, mi tira il culo pubblicarlo nella settimana di Ferragosto perché ho paura che nessuno se lo caghi. Vi spoilerò il titolo. Del mio, non, quello che esce settimana prossima sarà
Those Who Remain nell'episodio 2. La settimana dopo invece, purtroppo è sempre ad agosto, però il titolo, non a caso, e vi giuro, vedrete perché, il titolo del video è GOTY 2020. Fidatevi, so che potrebbe sembrare un clickbait, non lo è per nulla al mondo. Grazie a Giliab per i suoi 8 mesi. No, no, è veramente GOTY 2020, non sto scherzando. Tanto saremo in lockdown di nuovo. Grazie alla Tibia per la sub. Goti, 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 sì. Ostia, c'è molto delay stavolta con la chat. Quello della macchina, Goti 2020. No, era c'era un forse Goti 2020. No, già Goti 2020, punto di domanda. Sì, invece questo qui è Goti, goti, garantito. Non è Internet Café Simulator 2, ma ci stiamo veramente lì. Siamo veramente lì. Ah, c'è Live Train? E io non lo vedo da telefono, figurati. Grazie, grazie ragazzi, grazie. Va bene, allora, io da dire non ho. La GoPro credo ti stia inquadrando anche quella che credo sia la porta del bagno. La miseria. Sì, vabbè, però non si vede niente. A parte il fatto che non c'è nessuno. Per fortuna lo vedi così, non vedi nemmeno le moto brutte. Ah, allora, io adesso vi saluto perché vado a farmi una bella doccia calda dopo il diluvio universale che mi sono preso. È venuta giù un acquazzone, qui stanno già pulendo tutti gli aghi di pino marittimo che erano per tutta la strada. Quanto ho fatto? Allora, ho fatto 17 minuti di live e 68% di batteria. Ah, interessante, dai, non ha neanche consumato così tanto. Vabbè, sicuramente riproporrò live come questa, ovviamente magari mostrandovi in giro qualcosa di più interessante che la mia faccia e la casupola. Il vlog, tra l'altro questa live è registrata, ovviamente, quindi sta venendo registrato. E nulla. Io adesso mi riposo, domani la live sarà come questa, sostanzialmente. Domani mattina non so ancora quale orario, ve lo dirò, ve lo farò sapere ovviamente, e vi farò una live dove sostanzialmente magari andiamo in giro e vi faccio vedere un po' di cosine belle, va bene? Detto questo, mi piacerebbe farvi vedere i fuochi domani sera. Vediamo se riesco a fare una live per quello, non lo so, perché di solito prende poco, perché tanta gente fa condivisioni, Instagram e quant'altro. Se riesco, domani sera vi faccio vedere i fuochi in live. Grazie al calzino per i 23 mesi! Mi si è rotto tutto. Porca vacca. Come cazzo funziona sta porcata di applicazione? Eccoci qua. Vai! Ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di serata. Noi ci vediamo appunto domani, non so ancora quale ora di che sto dicendo. E sono stanco, ma mi lavo e vado a cena. Tanto sono 19 minuti e 30 che siamo in live, sono le 19:20. Ricordo. Vabbè, vuoi salutare anche tu? Ciao. Ciao, sono anch'io. Ciao. Ciao. Basta. Come si chiude? Come? Non so chiuderla.